Non solo agricoltura, da oggi Zapponeta punta molto sul turismo, da quello balneare con i suoi lunghi arenili sabbiosi a quello naturalistico con le zone umide, e da oggi Zapponeta ha anche un ufficio turistico, l'Infopoint del Galdauno Fantino, inaugurato alla presenza del sindaco Giovanni Riuntino e del presidente del gruppo d'azione locale Michele Desrico. Zapponeta non ha mai percepito quello che fosse l'importanza del turismo fino ad oggi. Noi ci stiamo prodigando affinché tutto questo cambi rotta e affinché Zapponeta si accorga nel 2015 di avere un'altra possibilità in più, oltre a quella dell'agricoltura, o anzi assieme a quella dell'agricoltura, quella del turismo. Un agriturismo che oggi va tanto di moda e che a Zapponeta sicuramente può trovare campo fertile, visto e considerato che abbiamo sia il mare che l'agricoltura. Noi chiaramente su Zapponeta, considerando anche le difficoltà che questa amministrazione, questa comunità sta attraversando, perché sappiamo bene che vive anche un dissesto finanziario, e quindi credo che questo Infopoint sia per loro una grande occasione, un'occasione di sviluppare anche le loro attività, che sappiamo bene che Zapponeta ha una natura agricola, però c'è il mare, come giustamente ricordava il sindaco. Quindi credo che questo Infopoint e questo contributo che noi stiamo cercando di dare possa dargli a loro anche delle chance rispetto al turismo, che comunque sono attività che viaggiano parallelamente. Misteriosa scomparsa in mare di un manfredoniano. Scomparsa in mare a Manfredonia, l'altro pomeriggio si sono perse le tracce di un pescatore 43enne, Massimiliano Gatta, uscito a bordo del suo peschereccio. Ieri mattina l'imbarcazione di Gatta è stata individuata a 800 metri dalla costa senza l'uomo a bordo. Un peschereccio ha incrociato il natante con il motore ancora acceso. Si teme dunque per la sorte del pescatore, che potrebbe essere caduto in mare. Le motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza Navale hanno immediatamente avviato le ricerche tra Manfredonia e Macchia, al lavoro anche il nucleo di sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Il peschereccio di Massimiliano Gatta è ora ormeggiato presso la Capitaneria di Porto. Torna il Consiglio Comunale il prossimo 15 aprile. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Comunale, ha convocato la sessione straordinaria di in seduta di prima convocazione per mercoledì 15 aprile alle ore 17 in sala consigliare di Palazzo San Domenico per la trattazione degli accapi, quale il documento programmatico preliminare per la variante dell'adeguamento del PRG vigente del Comune di Manfredonia, piano dei servizi, cambio di destinazione uso dell'hotel Gargano e il nuovo regolamento del Consiglio Comunale di Manfredonia con la sua approvazione. E ieri si è disputata la 30ª giornata del campionato di Serie D Girone H. Il Manfredonia batte il Grottaglie e mette il lucchetto alla salvezza, tre punti fondamentali contro una formazione, quella tarantina, ormai alla deriva. Vadacca deve rinunciare allo squalificato Vergori e affida alla collaudata coppia La Porta Bozzi le chiavi dell'attacco. E sono stati ancora i due attaccanti biancocelesti a decidere il match con un gol a testa. Due giri di lancetta e il Manfredonia va in vantaggio. Incursione di Romito sulla destra e palla al centro, dove la porta il più lesto di tutti ad insaccare alle spalle del portiere ionico. I Sipontini sono padroni del campo, giocano bene e al 25esimo mettono al sicuro il risultato. La porta, sempre lui, assist per Bozzi, che con una precisa conclusione sul secondo palo beffa l'estremo grottagliese. 2-0. Un 1-2 micidiale che stende il Grottaglie, pericoloso solo allo scadere del tempo, con Prete, il quale direttamente su calcio di punizione impegna De Gennaro, bravo a deviare la palla sul palo. All'intervallo Manfredonia 2, Grottaglie 0. Nella ripresa a ritmi più blandi il Manfredonia controlla, il Grottaglie cerca di impensierire la retroguardia biancoceleste e all'ottavo minuto riapre il match con Bongermino. Un gol che illude il Grottaglie, ma il risultato fino alla fine non cambia. E quindi sono i padroni di casa a festeggiare la permanenza in Serie D con largo anticipo.